Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio di Pokémon Survival Island. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo esplorato una nuova grotta che abbiamo scoperto circa alla fine della mappa. E poi ragazzi abbiamo scoperto una miniera nella quale si possono utilizzare piccone e martello come in Pokémon Diamante e Perla per scavare un po', diciamo, insomma, i sotterranei in sostanza. Non giriamoci troppo attorno. Ragazzi, prima di iniziare dovete sapere che io d'estate nei miei video due costanti: le divise da calcio, anzi tre costanti famo, le divise da calcio, la tunica araba che avete visto nello scorso video e lui, l'estatep. Quindi ragazzi, preparatevi per un'estate fatta solo di questa merda. Detto ciò, come potete vedere ragazzi, siamo contro il simbolo ancora una volta di questa serie, Steelix forma Alola. Ormai abbiamo deciso di chiamarlo così. Ragazzi, ho evoluto Oddish in Gloom, lo mettiamo davanti, io volevo già metterlo davanti prima, non l'ho fatto. Ho 8 Pokéball e 3 Megaball, se non sbaglio, sono quelli che sono riuscito a craftare. Ragazzi, proviamo a catturarlo. Se ci riesco, voglio almeno 300 mi piace. So che ce la possiamo fare. Con i like, catturandolo non lo so, però con i like ce la facciamo. It has been too long since I've seen a human on this island. It's my duty to guard the scale. I will let you pass, but only if you metti il microfono nel posto giusto. Non me ne ero accorto. Ok, perfetto. Forse mi avrete sentito un po' tipo lontano. Adesso dovrebbe andare meglio. Raga, prepariamoci. Forza. Allora, con Gloom, raga, direi di partire subito con Paralizzante. Proprio di cattiveria. Stun Spore. Vai, perfetto. Si inizia alla grande. Hai imparato Mega Drain, ragazzi. L'avevo chiamata nello scorso video. Tra l'altro non oso immaginare il livello di questo Pokémon, veramente. Mega Drain, ok, perfetto, gli ho fatto abbastanza. Earthquake, reggi, grandi. Oddio, era pure un critical questo. Buono. Allora, Mega Drain, non fare critical, ok. Ora con Earthquake dovrei morire. No, Fire on Tail, è impazzito, raga. Ok, perfetto, raga. Mi sembra abbastanza indebolito. Posso provare subito con una Pokéball di cattiveria. Ti prego, dammi una gioia. Grazie. No, davvero, grazie. Mua, bellissimo. Riproviamoci, raga, non demordiamo. Forza, 1, 2. Dai, cavolo, dai che ce la si può fare, me la sento. Magnitudo, fai magnitudo 4. Grazie. No, non noto che mi ascoltano in questo gioco. Ok, fermi. Mandiamo Numel senza un motivo, solo per vederlo morire. Oddio, magari c'ho una mossa io qua che... No, lo secco sul posto se gli faccio qualcosa. No, proviamo con un'altra Pokéball, raga. Poi tra un attimo passo anche alle Megaball. Passo all'artiglieria pesante. Uno. Raga, sarà molto difficile. Sarà molto, molto, molto difficile. Allora, adesso io provo con Furret, ragazzi. Provo a indebolirlo ancora un po'. E poi mi gioco le mie... Anzi, proviamo a indebolirlo con merda. E poi mi gioco le mie 3 Megaball, raga. Perché altrimenti non ce la si fa. Tra l'altro, ragazzi, in questo periodo sono in alternanza scuola-lavoro. Torno a casa tardi. I video potrebbero non uscire. Potrei essere stanco mentre registro. Ma non ce ne fotte un cazzo. Grande merda! Eroe contemporaneo. Aerial Ace, fagli un critical senza motivo. Fari swipe. Allora dai, fai 1, 2. Ok, è già vita rossa, è un'ottima cosa, raga. Perfetto, va, che bellezza. Allora, reggi qualsiasi attacco ti fa, devi reggerlo. Figliolo, reggi. Ok, ha retto anche benissimo, raga. Non me l'aspettavo da lui. Great ball. Adesso sei a vita rossa e paralizzato. Devi entrarci. Ti prego. 1, 2. Dai, minchia, raga, non ci voglio credere. Tra l'altro non c'è in casa nessuno, quindi oggi posso bestemmiare Dio. Non lo farò perché poi devo censurare. Per piacere, per piacere. 1, 2. Mi piglia per il culo. Mi piglia per il fottuto culo. Ragazzi, è il momento. È il momento di indossare gli occhiali della verità. Con questi occhiali io riuscirò a catturare questo Steelix. Ma non è il caso di utilizzare tutto il loro potente adesso. Pokéball, vai. Hashtag occhiali divini nei commenti. Non sei stato sconfitto, sei proprio... Ok, non c'è più, che bellezza. Ok, perfetto, dimmi che non c'è più perché se c'è ancora bestemmio. Oh, che bellezza!
Perfetto, allora raga, andiamo a ritirarlo nel box e come vi avevo promesso andremo a esplorare quella parte di mappa che ci mancava in qualche episodio fa in sostanza. Volevo anche dirvi ragazzi che ho trovato un'altra grotta in questa parte di gioco che andremo a esplorare in un prossimo video, quindi la serie continuerà. Perfetto, allora, ovviamente la serie continua fino a quando ci saranno delle cose da fare. Livello 18, ok, perfetto. Non è tanto il livello, raga, ma secondo me è la forza del Pokémon in questo caso che ci tornerà molto molto utile. E direi che io sono molto curioso di provarlo subito, quindi lo metterei davanti, adesso ci curiamo anche. Madonna, raga, non ci credo, con gli occhiali della verità che sono ancora qui ce l'ho fatta. La nuova mascotte del canale sono gli occhiali. Tra l'altro vorrei farvi notare, se riesco, la maglietta del mitico Calaiò. Ok, perfetto, possiamo proseguire dopo questo simposio di cultura. Bene così, tanto poi queste alcune parti le taglio. Quindi poi... Cosa sto dicendo, raga? Oddio, sto impazzendo. Cosa ho visto? Buongiorno automobilisti, qui è segugio.it. Levati, madonna, che bello lo sprite. Allora, pigliamoci su tutte le cose che dobbiamo pigliarci perché... Sapete, in teoria potrei anche farmi qualche Pokéball volendo. Vediamo un po' qua cosa abbiamo. Se non sbaglio queste qua dovrebbero essere una e una. Esattamente, una e una, due, vero? Perfetto, oh, raga, queste qua sono inutili da piantare perché crescono a una, quindi GG. Allora, direi di entrare un attimo qua, ci craftiamo altre Pokéball perché sia mai che troviamo altra gente strana. Come si faceva? No, no, ho aperto decisamente la cosa sbagliata. Ok, perfetto, proviamo con le Pokéball. Vediamo quante... Dovrei riuscire a farne 8. Ok, perfetto. Vediamo se riesco a fare le Ultra Ball. Mi sa che ci serve, infatti, ci serve un bel po' di roba che per ora non abbiamo, ragazzi. Ma magari in futuro la troviamo, chi lo sa. Perfetto, siamo fuori nella Mountain Zone. Ma adesso ce ne andremo... Mountain è proprio bellissimo, raga. Proprio l'italiano che si evolve. Cioè, l'inglese più che altro che si evolve. Ok, perfetto, siamo tutti carichi, sì, ottimo, possiamo andare. Finalmente, oddio cosa ho detto. Finalmente, se non sbaglio, abbiamo anche un team decente, quindi ottima cosa. Qua in teoria non dovrebbero esserci Pokémon selvatici. Mi ero vagamente scordato di questo particolare. Allora, Mafuie, fai una cosa bellissima. Earthquake, speriamo che non abbia assurdi. Ah, non sono neanche riuscito a buttarlo giù. E magari tu adesso butti giù me, già che ci siamo, no? Ok, io sono più o meno convinto che il Mafui... Ok. Va tutto bene. Ti odio. Sia te che Mafuie. Madonna, quel Pokémon non mi obbedisce, raga. Io ve l'avevo detto che in alcuni casi non succede questa roba qua. E mi avete detto che è a causa della felicità. Quindi dopo tot tempo che passano con me, i Pokémon cominciano ad ubbedire. Ad obbedire, non a ubbedire. Madonna, che raga, oggi sono dislessico. Capitemi, ho avuto a che fare con i bambini fino ad adesso. Sto impazzendo probabilmente. Allora, vabbè, vorrei dire che esploreremo le grotte senza Mafuie. Succede, raga. Il suo vero esordio avverrà nel prossimo episodio. Ok, eccoci qua, perfetto. Allora, volevo andare qua dietro per prima cosa. Quindi, merda, utilizza taglio, bravissimo. E... Ah? Seriamente? Cioè, questa è comunque la Mountain Zone. La Mountain Zone, madonna, raga, l'italiano. Vabbè, allora per ora direi di non tornare di qua. Ok, perfetto, ci sono rimasto male. Speravo ci fosse un'altra zona. E invece si ritorna lì. Però sono curioso di vedere come sbucarci. Cioè, come sbucare al di là, insomma, perché io non ho visto nessun passaggio. Poi controlleremo, ragazzi. Intanto butto un po'. Ogni tanto se butto delle occhiate di qua non è perché sono impazzito, ma perché voglio controllare il timer. Quindi adesso, ragazzi, andiamo a vedere quella grotta lì che avete visto tutti negli scorsi episodi. Se li avete visti, altrimenti se non li avete visti, andate a vederli, c'è la playlist. Ok, perfetto, dai, non incontrare Pokémon. Perfetto, eccola qua. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Sembra quasi una base, non vorrei dire. Vediamo un po'. Eh sì, vediamo un po' cosa dice qua. Type in a Pokémon's name. Let's do it. Inserisci il nome di un po'. Oddio. Tipo, per dire. Wow, figo, posso scegliere un Pokémon. Che scelgo, raga? Scelgo. Vediamo, un bel Pokémon. Raga, direi di invocare il mitico.
Ah, cazzo, no, minchia, no, raga, Beldum è scarso come il peccato. No, allora, raga, ci conviene prendere un altro Pokémon molto, molto forte e base, soprattutto. E io punterei in questo momento, visto che di Pokémon Acqua, se non sbaglio, non ne abbiamo, punterei a prendere Lapras, che secondo me potrebbe darci molto. Ok, no, non voglio dare il soprannome, è stato trasferito al PC, qua che cosa abbiamo? Level Detector, ottimo raga, questo qua ci aiuterà a vedere i livelli. Proviamolo subito a sto punto, non vedo perché non farlo. Buongiorno. Non vedo perché non provarlo subito. Sì, era tipo una base, però non era una base. Cioè, insomma, quelle robe lì. Vediamo un po' come funziona, raga. Zigzagoon, livello 18. Ah, ok, perfetto. Funziona così che mette fuori il livello. Nessuna animazione, niente di particolare. Ok, direi di provare a tornare a sto punto nella Mountain Zone e vedere dove. Oggi, raga, con l'inglese ho dei problemi. Zone non si può sentire. Mountain Zone. Perfetto, così va già meglio, creepy. Ok, proviamo ad andare di nuovo di sopra e vediamo che cosa si c'era dietro a questo tempio. E soprattutto ci terrei a tornare al PC, ragazzi, perché vorrei vedere Lapras io a questo punto. Perché potrebbe essere molto utile. Perfetto, ci hanno regalato un Pokémon, che figo. Ok, allora no, sto cercando di capire se questa zona qua io non l'abbia. Ma davvero? Ma siete seri, raga? Ma non l'ho mai vista io? Cioè, ma davvero sono così coglione? Cioè. Wow, sono proprio un pirla, raga. Ok, perfetto. No, davvero, sono entusiasta di questa cosa. Sprizzo gioia da tutti i pori. Vabbè, ragazzi, comunque a questo punto il video sta durando poco, direi. Che io mi ricordi nella zona, nella plain zone, non dovrebbero esserci altre cose da vedere. Quindi a sto punto, secondo me, manca la grotta che ho scoperto fuori parte. Quindi, ragazzi, io direi che siccome il video è durato poco, e siccome tra 25 minuti io ho ripetizione. Direi, ripetizioni di chimica e matematica, direi che mi faccio un salvataggio tattico qua, sullo slot 3, taglio e ci vediamo alla grotta che ho scoperto. Ok, perfetto ragazzi, siamo quasi arrivati, volevo solo farvi vedere come ci si arriva. Semplicemente qua, in questa zona qua, anziché andare a destra, andate a sinistra e incontrate lo stronzo selvatico di turno. Ok, calma. Calma. Calma, calma. Questo non ve lo so neanche a dire che lo voglio catturare. Ok, stronzo selvatico, raga, due paia di palle e un fottuto Charmander. Che ha Dragon Rage. Ok, no, va preso. Raga, questo ci sarebbe utilissimo. Ci potrebbe davvero tornare molto, molto utile. Va preso assolutamente. Allora, sperando che Peck non lo butti giù. Ma che roba, mi ammazza il team così, però. È un problema. Ok, perfetto. Provo a lanciargli una Great Ball, così senza apparente motivo, raga. Vediamo se riesco a prenderlo. Ha un catch rate della Madonna. Ovvio. Ha vita 1. Ok, ha fatto Scary Face. Si è drogato. Peck, non crittare. Ok, proviamo a tirargli, raga, a questo punto una Pokéball di ignoranza prima che muoia il nostro Nidorino. Vai così. 1, 2, 3. No, ok, ragazzi. È il momento. È il momento della verità. Ma prima di sfruttare il potere degli occhiali, ragazzi, direi di mettere Gloom e di paralizzare questo Charmander. Madò, raga, che figata, Charmander. Veramente, raga. Spettacolo. Aia, mi fa malissimo. Attacca per primo, attacca per primo. Dite che me la sono giocata male questa scelta. Non lo so. Dai, occhiali della verità, credo in voi. Allora, non posso più indebolirlo ulteriormente con paralisi e robe del genere. Quindi. Pokéball a caso, occhiali della verità, infondetemi la vostra forza. Quasi, quasi, dai ci siamo raga, questo qua è un catch rate più alto, gli occhiali della forza non sono purtroppo di fattura divina. Oddio, li ho chiamati in tre modi diversi a quanto ne so, occhiali divini, occhiali della forza. Dai che ce la stiamo per fare, dai che me lo sento raga, ce la faremo, ce la faremo. Gli occhiali divini ci porteranno alla vittoria. Mamma mia che potenza. Vai. Uno. Niente da. No, manco a dirlo. Ok, raga, intanto sto Charmander è in preda agli spasmi. Cioè, nel senso, non mi sta più attaccando praticamente. Dai, però, entraci, ti prego. Dai, dai, che ci siamo quasi. Poi, ragazzi, nel prossimo episodio, penso che rimuoverò Furret a sto punto e metterò in squadra Charmeleon già evoluto. Dai, che ce la si può fare. Uno, due, tre.
Dai, dai, dai. No, 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 mi gira il cazzo quando fanno così gli starter. Allora, è sta te della verità. Madonna, me lo sono drinkato tutto. Oh, ce l'ha fatta ammazzarmi. Ok, raga, a sto punto la grotta non la vedremo in questo episodio e assisteremo invece alla cattura di Stoebete, se ce la si fa, ovviamente. Madonna, che due coglioni, neanche l'estate ha funzionato, raga, neanche la combinazione estate più occhiali, ma stiamo scherzando. Dov'è? Non ho più la tunica araba, raga, è da lavare, mannaggia, anche quella lì mi avrebbe dato un potere della Madonna. Ok, fermi. Mi ha bruciato. No, 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 lo ammazzo, lo ammazzo. Raga, ci provo alle ultime due Pokémon. Provo a indebolirlo con un attacco rapido. Uno, due. Dai, figa, non è possibile che non fai neanche tre giri adesso. Minchia, ti prego, ma cosa ti ho fatto di male, Cristo? Entraci, che poi devo andare a studiare. Uno, due. Cristo Dio, entra! Dragon Rage. Mi ha ammazzato il team. Me l'ha distrutto! Ma perché? Madonna, fermi. Tra l'altro sarebbe il Pokémon più forte se lo cattura ancora un attimo. C'è solo Geodude. Uno, due. Cioè, manco ci fossi. Guarda che mi sciotta, raga, ma Fui è una pippa. Raga, manco ci fossi andato lontano, capite? Tre giri ogni volta. Uno, due, tre. Sì! All'ultima godo, merda! Mi hai fatto penare, ma t'ho distrutto! You can't see me, fucking bro! Vaffanculo! Ho spaccato tutto! Oh, minchia! Adesso, raga, vi faccio vedere la grotta. Scusate lo sfogo finale, ma ci voleva. Leviamoci gli occhiali dalla verità, che hanno avuto il loro effetto anche a sto giro. Grazie, vi voglio bene. Ok, raga, questa dovrebbe essere la grotta che però esploreremo nel prossimo episodio, perché adesso, ragazzi, come potete ben vedere, non siamo in condizione, ragazzi. Piccolo spoiler, buttiamoci dentro, guardiamo un'occhiata. Ok, porca puttana, è il collegamento con quella di prima. Ma sto gioco è un po' una merda quando fa così. Vabbè ragazzi, comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Ragazzi, nel prossimo episodio vedrò che cosa si può fare e nulla, insomma, penso che siamo quasi agli sgoccioli perché non ho più in mente zone, farò un briefing generale della mappa e vedrò di portarvi qualcosa. Nulla, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate i social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e premete la campanella per ricevere invece video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.